Sarà il comune di Nonantola ad ospitare le preselezioni regionali della nona edizione del concorso internazionale di disegno Diritti a Colori, un'iniziativa organizzata dalla Fondazione Malagutti Onlus con l'obiettivo di onorare il 20 novembre, giornata universale sui diritti dell'infanzia, attraverso un concorso internazionale di disegno rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni. Dà la possibilità al nostro istituto comprensivo, che comprende 3 ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di partecipare su un progetto comune, su un'iniziativa anche di respiro così ampio e soprattutto su un'iniziativa che riguarda l'infanzia e l'adolescenza come il diritto alla salute. Perché è un'occasione importante? Perché il nostro comprensivo, come ho detto, è di recente nascita, è il secondo anno, quindi oltre al discorso di una visibilità comune, anche un discorso di una progettualità comune per una fascia d'utenza comunque dai 3 ai 14 anni. A questo proposito comunque volevo ringraziare tutti i docenti che hanno collaborato e anche l'amministrazione comunale. Le preselezioni regionali avverranno il 23 ottobre dalle ore 15 alle 18 presso il Teatro Massimo Troisi di Nonantola. Ci sarà innanzitutto una mostra dei disegni che accoglierà tutti i disegni preselezionati dalle varie parti delle regioni d'Italia, come l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Abruzzo, la Sardegna e varie altre ancora. E questa mostra sarà allestita nella mensa della scuola Nascimbeni qui a Nonantola. Poi si effettuerà uno spettacolo al Teatro Troisi e avverrà intorno alle 17:30 e con l'estrema collaborazione che abbiamo avuto da parte del Comitato Genitori questa iniziativa sarà possibile, sarà sorvegliata, poi interverranno anche associazioni quali la Croce Rossa e Calcio Balilla, ci saranno dei laboratori didattici e quindi ci auspichiamo che ci sarà comunque una partecipazione attiva da parte dei ragazzi e dei genitori e sarà certamente un'occasione per stare bene in famiglia e per avere anche delle informazioni relative a quello che insomma interessa il bambino. Infatti ci sarà anche la Polizia di Stato che presenterà uno sponsor sulla navigazione in internet sicuro.